Buon pomeriggio, il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, un grande protagonista che è tornato qui a trovarci in questo 2020 tra lockdown e impegni vari e noi ce lo aspettavamo pronto per difendere il suo titolo italiano di pugilato, conquistato l'anno scorso, Piuma. pesi piuma, ma purtroppo c'è stato un inconveniente, adesso ce lo facciamo raccontare, anzi ve lo facciamo anche vedere qual è l'inconveniente, eccolo qua, una mano fratturata per Swatlaze, che purtroppo è costretto a non poter difendere ovviamente il titolo di campione italiano. Lo vedete qui, il cinturone della Federazione Pugilistica Italiana conquistato proprio a dicembre dell'anno scorso. Buon pomeriggio, Swat! Buon pomeriggio, buonasera a Buonasera a tutti. te, come stai intanto? Bene, 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 come bene, bene? diciamo bene per non dire che insomma è stata dura perché dopo 2 mesi di allenamenti molto duri con il mio allenatore Fabio Nolfi, 10 giorni fa vado a Busto Arsizio, alla palestra di un mio amico Eligio che lo saluto. Andiamo a fare i guanti è come praticamente la simulazione dell'incontro. Esatto. Andiamo a fare i guanti, che era l'ultimo test match. E alla sera, dove ho fatto i guanti con due o tre ragazzi, ho sentito un male al polso. Al mattino dopo ci siamo riallenati e mi faceva tanto male il polso. Vado al pomeriggio al pronto soccorso, faccio le lastre. E c'è una Una microfrattura microfrattura, ecco, una microfrattura che per un pugile ovviamente significa doversi fermare perché è assolutamente impossibile poter pensare di fare un combattimento. tirato Tanto più la difesa del titolo ufficiale, italiano, la difesa ecco, la ufficiale, difesa quello ufficiale che del titolo italiano. Purtroppo, Swat, certo c'è, penso, amarezza, anche perché ti stavi no, allenando. ero praticamente al top dell'allenamento, ero nella fase finale dell'allenamento che viene il recupero, perché prima di combattere si fanno 7-8 giorni, 10 giorni di scarico. Erano gli ultimi guanti difficili che Quando è che facevo. avresti dovuto difendere il Il titolo? 20, sabato questo. Ah, questo sabato proprio. Sabato 24 in Toscana avrei difeso il titolo contro Davide Tassi, un pugile forte, bravo, giovane. Purtroppo è andata così che, vabbè, dico la notizia al mio manager, lui è rimasto anche lui un po' Certo, amareggiato in amareggiato, quanto però vabbè, fa aveva parte. organizzato tutto, solo che c'è un po' di rammarico in quanto io ero pronto per fare il match, non per un infortunio che non dipendeva da me, il match non posso farlo in questo modo. Ovviamente no. E purtroppo non so chi e come, solo che la serata lo si fa perché il 24 era tutto organizzato, la televisione, i sponsor e tutti, Ah, e adesso hanno trovato lo sfidante ufficiale che era Davide Tassi, hanno trovato anche il supplente che c'era in ah. classifica, Ok. hanno preso praticamente il secondo e il terzo Praticamente esatto, che quindi vanno a fare il match. combattono loro e uno dei due porta a casa questo cinturone, giusto, E Swat? Lo so io non lo che so, io non sono d'accordo, cioè nel senso, non sono d'accordo assolutamente no, perché io non combatto per il motivo che si sa, c'è il referendum, ho fatto la lastra. No, beh, ma ci Io mancherebbe. gli ho chiesto se potevano aspettare 3 settimane, perché io Esatto, sono pronto al 100% a fare il match. la federazione cosa ti ha risposto? Che non si può. E la federazione, sinceramente, io ho parlato solo con il mio manager, che lui fa ormai la serata si deve fare. Ci sono ragioni Quindi ovviamente anche di sponsor, immagino sicuramente, soprattutto, assolutamente. E soprattutto. quindi la serata si fa e io rimango comunque lo sfidante ufficiale a chi vince tra i due contendenti al titolo Quindi che diciamo faranno così che formalmente perderai per un po', per qualche, diciamo, per qualche tempo, per qualche mese, mese perché perderai il titolo italiano, giusto? se il match lo faranno sabato 24.
chi vince tra i due contendenti è obbligato a combattere con me. Questo è già, Ecco, questo è sicuro, è un intanto piccolo vediamo qui alcune conforto. immagini del tuo combattimento con Parrinello, che è stato lo scorso mese di dicembre, su Atelazze all'angolo, come vedete in questo momento con grande concentrazione, è un momento importante della tua carriera, ovviamente, caro Swat, come dice Samuele, buona guarigione, in bocca al lupo, campione. Grazie, Samu. Perché effettivamente, ecco, per uno sportivo, Swat, e tu sei d'esempio, arrivare lì, prepararsi intensamente, vedere il titolo, cioè il combattimento, insomma, per il titolo italiano e vederlo Perderlo a sfuggire, tavolino così è una cosa che certo, ti è brutto. porta, insomma, ti porta a essere molto, molto tristi Certo, perché assolutamente sì. ero pronto a fare il match. Era da 2 mesi che ci allenavamo tutti i giorni, mattina e sera. E Dicevi che purtroppo era in forma Swat, era in forma. Io mi ero fido pronto, no, di te, no, non ti metto, non metto in dubbio. no, ero pronto perché la mia forza primaria nel combattere, nello scontro, nell'incontro è sempre la perfezione dell'allenamento psicofisico che avviene dopo un duro allenamento continuo che comunque è da 21 anni che io non mi fermo negli allenamenti, ma soprattutto quando ho delle gare importanti, l'allenamento è preparato a puntiglio, ecco. Quindi ero pronto e niente, adesso vediamo cosa succede perché il match hanno detto che lo faranno tra lo sfidante che era Davide e con un altro che hanno trovato e vediamo un attimino come procederà. Ecco, io il match sicuramente nel 2021 lo farò, lo devo fare, spetta a me a rifare il titolo d'Italia perché io sono il campione italiano Ecco, tra e l'altro qui vediamo adesso il match del tuo titolo italiano con Parrinello. Tra l'altro un match, stavo vedendo, molto anche duro, molto difficile. molto duro, vero? Difficile, ci sono stati dei momenti assolutamente intensi. Questo di fronte è Swat, con un piccolo pizzetto, un po' di barba avevi giusto in quell'occasione. Un match duro, estremamente duro, contro uno Un sfidante guerriero, importante sì, come perché Parrinello, vero? È Parrinello, stato un uno match molto olimpionico per tanti anni di fila, campione campione italiano italiano, è vero, è vero. e nazionale, è stato per 10 anni di fila la punta della nazionale italiana di pugilato e ho battuto un pugile molto molto forte. E poi la cosa più importante che mi fa stare, insomma, orgoglioso della vittoria che ho fatto, che l'ho battuto in 10 round. In 10 round di poco, 2-1 praticamente. Questo vuol dire, sai, quando fai un incontro potrebbe capitarti il KO, dicevo, che culo, ho vinto. Invece, averlo battuto in 10 round di pochissimo, questo comunque fa vedere quanta voglia avevo di vincere il titolo d'Italia. Ecco, questo mi rende molto orgoglioso. Lo avevamo preparato a puntiglio No, quell'incontro, sì. stavamo vedendo che tra l'altro ci sono stati momenti che sembra quasi addirittura un wrestling tra di voi, perché era stato un combattimento veramente avvincente, no? Tra te e Vittorio. Due grandi pugili e, beh, insomma, non vi siete risparmiati, vero Swat? Assolutamente non ci siamo risparmiati perché lui è un pugile molto tecnico che tocca e scappa via. Io ho un pugile che mi piace la distanza ravvicinata, solo che nel momento che io mi avvicinavo a Vittorio, lui mi legava che non mi Infatti faceva ho visto, lavorare e infatti. quindi diventava un po' preparati fini un incontro brutto, però Ti è ha stato un incontro innervosito? Ti ha un po' innervosito? molto molto, è la sua forza quello di far innervosire gli avversari nel suo modo Beh, ci sta, tecnico, ci sta, ci sì, sta, voglio però dire. no, non mi sono, cioè, mi sono innervosito un po' che non riuscivo a sfogare la mia forza, però ero molto concentrato e tranquillo a vincere il match, Roberto ti fa un grosso in bocca al lupo, dice il titolo è tuo e tu devi difenderlo. Buona Grazie, guarigione. grazie fratello. Ciao anche ad Antonia, dice buona guarigione al campione, ovviamente Antonia, Luigi, grazie. Roberto, Micol e Samuele, insomma tanti che ti salutano e ti fanno un grosso in bocca al lupo. Ripeto, oggi qua in Ce la diretta farò. a Ciao Como è tornato a trovarci su Atelazze. Doveva essere la settimana per Il match per questo la match difesa di del difesa difesa del del titolo. titolo in un 2020, caro Swat, complicato, comunque, no? Perché è stato, cioè, preparare un combattimento di questo genere,
dopo il lockdown, dopo tutti i problemi, tra l'altro appunto mandare avanti anche la tua palestra, insomma, non è stato facile, Molto, immagino, molto, vero? molto, molto difficile perché uno, l'incontro che dovevamo farlo dopo 4 mesi che lo avevo vinto nel dicembre 2019, Esatto, dicembre dovevo. 2019, questa è l'immagine, appunto, lo rivediamo ancora, eccolo qua, match durissimo di SWAT, il nostro graditissimo ospite ad Alzate, vero? È Ad stata Alzate Brianza, sì, Brianza, al Palazzetto di Piazza contro di Brianza. Parrinello, anche lui grande pugile, quindi Che sicuramente... ringrazio tanto anche la direzione comunale di Alzate che mi ha aiutato tanto con il sindaco. Io credo che, dai, sarebbe bello poter rivederti in azione In qua azione, sì. da A noi in Como. provincia, a Como. Certo, Como Il sarebbe top. il top del top. So che tu... Magari se la direzione comunale potrebbe darci una mano ad Beh, organizzarlo, che non è facile. non è facile, però... Organizzare una serata per il titolo si chiede uno sforzo economico non indifferente, ma. Se vogliono è possibile farlo, tutto possibile. Tutto possibile. Senti, allora, microfrattura al polso, giusto? Il Sì, termine sì, giusto è sì, sì. proprio questo. I tempi di recupero, SWAT, quanto Allora, obiettivamente, se, nella migliore delle ipotesi. 3 settimane il gesso Questo è gesso? e È una sì. benda o gesso? Proprio, ah, gesso. No, È gesso, sì, è 3 settimane il gesso, sì. gesso e poi devo fare riabilitazione con delle palline di tennis a rinforzare un po' i muscoli delle dita, Sì. l'avambraccio e iniziare. Io sto facendo solo la corsa addominale della verità in questo momento, Quindi però corsa addominale, sì, beh, corsa certo. addominale Beh, perché ti comunque non vedo. posso. Sì, non No, puoi. ero pronto, Ma non lo metto in dubbio, SWAT. Io so che ti conosco, so che sei sono un guerriero. molto puntiglioso nella preparazione fisica. Sì, È sappiamo che È sei. stata la mia, diciamo, forza in tutti questi anni a fare la differenza negli incontri, avere tanta preparazione fisica. Quando gli altri iniziavano a diminuire, io aumentavo il ritmo. Quindi per questo ho vinto il 85-90% dei miei Ecco, incontri. tutto questo alla veneranda età di, ecco, 41 anni. 41 anni. 41 anni per un pugile, SWAT, correggimi se No, sbaglio, è così, è così. è una età Molto over, avanzata, molto sì, avanzata, ecco, bravo, o assolutamente. molto avanzata. Non ti senti da pensione? Ti chiedo questo No, perché... no, allora la cosa difficile soprattutto in questo momento, è lo stress della gestione della vita, perché vedi Sì, perché in certo. giro che tutte le persone sono un po' pessimisti, sono un po', insomma, in un pensiero ameno. Di andare avanti, ecco, che in palestra io adesso vedo in palestra che le persone hanno difficoltà di iniziare a venire a iscriversi, venire in palestra. Purtroppo È un momento è un difficile. momento difficile che speriamo che riusciamo tutti insieme a superarlo con questo. Speriamo davvero. Suat, io spero davvero che allora, da come ci hai spiegato, nella migliore delle ipotesi, tu sarai pronto per il 2021. Dai, diciamolo Assolutamente, francamente. il 2020 2021 ormai dobbiamo archiviarlo devo. così, come l'anno del lockdown e l'anno anche di questo brutto infortunio che non ci voleva. Però ecco, anche i 41 anni comunque mi pare di capire che non ti pesano, cioè lo stimolo di difendere questo cinturone che tu ci hai orgogliosamente portato della Federazione Pugilistica, dicevo, lo stimolo è forse più forte anche Assolutamente. del dato anagrafico, della carta Sì, assolutamente. Io d'identità. sono molto motivato ad allenarmi e riportarlo ancora a Como, ad Alzate Brianza, il titolo d'Italia, perché me lo sento, beh, a parte qualche acciacco, qualche frattura che Vabbè, capita ci nella sta, preparazione, sono SWAT. integro e sano e pronto a ridiventare campione d'Italia. Ecco, questo è il simbolo tra l'altro della tua palestra, SWAT Box. Tanti sono i ragazzi che si allenano con te, che cercano di migliorare Sì, anche grazie ai tuoi consigli, no? Perché questo è molto importante. ho una grande squadra di pugilato, tra l'altro il 21 venerdì questo mi combatte un ragazzo a Berna, Ah, in Svizzera. sì, in Svizzera, e poi ho già confermato questo venerdì, e poi il 21 novembre
A Livorno mi combattono Omar Molteni e Douglas Leon, che li saluto. Ciao campioni! Perfetto, molto bene. Sono due ragazzi Due ragazzi, della SWAT due Box, della SWAT eh? Box, Molto sì. bene, perfetto, questo è molto importante. Allora, senti, noi intanto ti ringrazio di essere venuto oggi, nonostante il traffico, nonostante tutto, con il tuo bellissimo cinturone qua della Federazione Pugilistica, campione italiano, pesi piuma, lo scorso anno ad Alzate Brianza. Senti, il sogno, e qui chiudiamo, di SWAT per il 2021. Ho promesso che cerchiamo di metterci anche una buona parola con il comune per cercare, perché sarebbe bello Sì. che tu possa davvero combattere per il titolo, difendere, o meglio, cercare di riconquistarlo a quel punto, perché non Sì. sarà più tuo, magari a Como, in una struttura comasca, insomma, in qualche. Sarebbe il Sarebbe sogno, il sogno, sarebbe la ciliegina sulla eh? torta a concludere una grande bella carriera che io ho Ecco, sì, quello sostenuto in potrebbe, tutti questi anni, sì. potremmo dirlo che potrebbe essere davvero la chiusura magari di una carriera con un titolo che sarebbe veramente tanta cosa, soprattutto per considerato l'età, perché tu vai a combattere con ragazzini, Sì, 20, gente 25, che ha la metà della 27. tua età o Sì, quasi, assolutamente. giusto? Sì, ho combattuto con gente di 19, 20 anni fino a 6 mesi, un anno fa, 2 anni fa, ho combattuto con gente molto giovane, sì. Senti, ma in quel caso, quando si sale sul ring, il ragazzino giovane è più sfrontato oppure ha un po' di timore nei confronti di un No, pugile? beh, un po' di timore c'è perché il mio modo che ho una box abbastanza aggressiva e riconosciuta comunque da tutti i pugili, Abbiamo visto che in effetti i miei qua c'è una avversari, bella tutti. aggressività, quella di SWAT, eccolo qua che sta combattendo appunto di questo inquadro di fronte, lo vediamo nel combattimento contro Parinello da YouTube. E ovviamente lo abbiamo colto appunto mentre questa sera sei venuto a trovarci. Eccolo qua. Allora, Suad, dicevi, sarebbe il sogno di Il questo. sogno, sì, il sogno sarebbe di fare il titolo d'Italia a Como, qua nella nostra Qua, zona, insomma, sarebbe fantastico. e poi, sai, l'appetito viene mangiando, magari vincendolo sarebbe il top a rifare il titolo europeo. Preparati. In bocca al Io lupo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo perché ce la metterò tutta come sempre, come ho sempre sappiamo fatto. la tua E volevo serietà. ringraziare il mio Prego, maestro Fabio Nolfi, che sta sempre con me nella preparazione, e anche il maestro Stefano Sirtori, che viene sempre all'angolo con me quando combatto, e tutta la squadra SWAT Box e la Diamond Gym della nostra palestra che abbiamo aperto qualche mese fa a e a Taverno, Taverno, la via a Taverno. Asiago. Via Asiago a Taverno, la SWAT vi aspetta, se volete andare a farci un salto, davvero Un giro fatecelo nella un giro, lui vi palestra aspetta, bellissima. vi fa provare anche l'emozione di salire sul ring, cosa che ho fatto anch'io, ma poi sono sceso subito per. No, è stato picchia forte, Marco. No, no, Una assolutamente. cosa. Allora, SWAT, davvero in bocca al lupo perché vogliamo rivederti salire sul ring contro la sfortuna, contro quel brutto infortunio che ti ha fermato a un passo dalla difesa del titolo italiano. Grazie campione! Grazie mille a voi e un abbraccio a tutti. Un Buona serata. Vi saluto aspetto alla Diamond Gym, in amici. bocca al lupo, eh! Ciao Grazie, SWAT! grazie. Grazie, Ciao. ciao!